Quest'anno ricorre il 727° anniversario della fondazione della Certosa di San Bartolomeo a Rivarolo, in un'area che ora per noi è nel cuore della città e che invece, oltre 700 anni fa, si trovava fuori dalla città e in un'area veramente quasi disabitata. La Certosa ha avuto fasi di vita molto lunghe e articolate. E tuttavia noi ci troviamo in quella che è stata identificata come la parte più antica del complesso. Vedete alle mie spalle le tracce di una sistemazione dedicata alla captazione e alla regimazione dell'acqua, che fu una costante preoccupazione di cui abbiamo trovato tracce durante il cantiere di restauro che ha coinvolto la Certosa. Alla fase più antica risalgono anche la parte inferiore, il loggiato inferiore del chiostro medievale, che è caratterizzato da pilastri e archi ogivali e che documenta appunto le primissime fasi di presenza dei Certosini. Vale la pena di ricordare che alla Certosa di San Bartolomeo il quartiere Certosa di Rivarolo deve il proprio nome, anche se non tutti gli abitanti ne sono consapevoli.